Sono anni che si fa fatica a tenere sotto controllo la popolazione di cinghiali, con effetti negativi sull'agricoltura e per quanto riguarda gli incidenti stradali. Un sistema più efficace di contenimento dell'ungulato nel nostro territorio significa dare quindi una risposta importante, soprattutto chi investe nella propria attività e la vede rovinata dalla presenza, anche in zone dove non ci dovrebbe essere, di questo animale. Non cambiano gli obiettivi, che è l'eradicazione nella zona più costiera, un numero ridotto sulle colline e leggermente meno nella zona montana. Cambiano gli strumenti che mettiamo a disposizione. A disposizione dell'agricoltore la possibilità di abbattere l'animale sul proprio campo, la possibilità di mettere trappole per poterlo catturare, la possibilità di mettere protezioni passive per evitare che l'animale si avvicini alla parte più pregiata delle proprie coltivazioni. Tutto fatto in collaborazione con gli ATC e potendo utilizzare i fondi del PSR. Una risposta più rapida nell'intervento, perché si porta a 6 ore nella zona in fascia A, il tempo per l'arrivo della guardia provinciale e autorizzazione dell'abbattimento, quindi tempi congrui per limitare i danni che fa sul momento il cinghiale. Cosa che poi si estende nella selezione, non solo più il cacciatore che spara a colpo singolo al cinghiale, ma anche l'utilizzo delle tecniche della braccata e della girata, per garantire un numero superiore di cattura. Noi vogliamo che gli obiettivi che ci diamo vengano poi realizzati. Questo a tutela certamente dell'agricoltore, a tutela del territorio, di chi va, insomma, in auto e rischia di incontrare questi animali nel momento in cui sono sovrannumero, ma se vogliamo anche a garanzia della caccia, che continua a poter contare sulla propria attività senza dover gestire una situazione di difficile rapporto con il mondo agricolo.